Case svuotate, mobili buttati, famiglie, parenti, amici e volontari a lavoro per liberare dal fango strade e abitazioni. Lungo le vie vengono accatastati tutti gli oggetti ormai non più recuperabili. Fra il territorio di Faenza e la Bassa Romagna sono diverse le famiglie che hanno perso tutto. Centinaia di migliaia di euro per le aziende che cercano di poter ripristinare l'operatività per non perdere ulteriore fatturato. Il cielo sopra la provincia di Ravenna è però diventato nero, le previsioni meteo raccontano di un ritorno della pioggia che preoccupa e spaventa. Molti comuni stanno attivando un servizio di messaggistica via WhatsApp o via Telegram per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati sulle allerte meteo per ricevere informazioni utili. A Castel Bolognese, una delle zone maggiormente colpite, il 95% delle abitazioni sono tornate agibili. Si sta intervenendo poi per riparare i tratti del fiume Senio che hanno visto eventi franosi. L'argine e il parco fluviale rimangono interdetti alla popolazione, così come in Bassa Romagna. A Faenza, Enel ha riattivato quasi tutte le utenze rimaste senza luce elettrica, ripristinando o sostituendo i contatori saltati per l'allagamento. In molti, in questi giorni, si stanno iscrivendo sul forum online predisposto dal comune per concedere la propria disponibilità ad aiutare nelle pulizie di strade e case, anche se comunque è consigliato rivolgersi ad un'associazione già attiva sul campo. Per operare all'interno della zona rossa sono richieste attrezzature specifiche e disponibilità di tempo. Nella Romagna, Faentina e in Bassa Romagna è stato attivato un servizio di supporto psicologico. A Bagnacavallo sono state riaperte le scuole, mentre è ancora critica la situazione per la linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna. Non si hanno ancora indicazioni precise per le richieste di risarcimento. Le famiglie e le imprese colpite dall'alluvione dovranno comunque documentare i danni subiti con foto o video e, dove possibile, con relazioni tecniche.